Antonio Micillo, giornate importanti per il CONI Liguria con il via al programma della scuola dello sport con la coordinatrice Cristina Caprile attraverso un webinar che vi permetterà di illustrare quelli che sono i servizi per la formazione dei dirigenti e dei tecnici. Ma sì, in effetti è un webinar che vorrebbe essere una conferenza stampa, molto atipica, dato anche l'orario. È rivolta sicuramente ai tecnici, è rivolta ai dirigenti, è rivolta alle società sportive, quindi con il webinar pensiamo di catturare l'attenzione di tutto il mondo sportivo, ma anche e soprattutto anche dei media, perché senza di loro la nostra azione poi non verrebbe conosciuta. Presentiamo i programmi della Scuola dello Sport con un rinnovato spirito e partiamo poi a brevissimo con un corso per dirigenti sportivi che verrà appunto strutturato su 11 moduli. Alla fine dei quali daremo anche una certificazione della frequenza. Vanno in archivio i primi tre mesi di questo 2022. Qual è il bilancio del presidente del CONI Liguri? Beh, intanto sono molto contento, sono tre mesi, ma diciamo che siamo a un anno dalla nuova giunta. Una delle cose più belle che ho potuto constatare è una giunta molto coesa, tra persone che non si conoscevano in buona sostanza, e che invece hanno da subito creato squadra e spirito di gruppo. Abbiamo superato momenti difficili, ora ci stiamo avviando bene perché un po' la pandemia, che forse morde un po' meno, e soprattutto perché finalmente abbiamo una struttura amministrativa, poiché il CONI è di nuovo supportato da due funzionari che, essendo di Imperia ambedue e avendo scelto proprio di continuare a lavorare nello sport e per lo sport, quindi costituiranno l'ufficio operativo del CONI Liguria a Imperia, con cui abbiamo anche intrattenuto con l'amministrazione comunale subito un ottimo rapporto di profonda collaborazione. Quali sono infine le prossime sfide che affronterete? Ma le prossime sfide, io vorrei tenere molto vicino le federazioni, visto che parliamo di scuola dello sport, per la formazione nei corsi che loro man mano ci proporranno durante l'anno. Poi vorrei, come sempre, essere molto attento sugli Educamp, che ha visto la Liguria in questi anni una regione leader come numeri, ma quest'anno vogliamo anche puntare molto, non che gli altri anni non ci fosse, ma ancora di più sulla qualità. Vorrei ritornare a essere protagonista nelle giornate nazionali dello sport e certamente essere anche protagonisti a fianco di Stelle nello Sport e della Festa dello Sport al Porto Antico, che per Genova, ma per tutta la Liguria, è un evento ormai conclamato di grande eccellenza.